Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata ci dedicheremo al cattivo più temuto e più famigerato del mondo di Warhammer, ovvero sia Archaon Everchosen. Nelle scorse puntate vi avevo già raccontato di come il templare Dietrich Kastner aveva completato la prima fase della sua, diciamo, conversione ai poteri del caos, acquisendo le informazioni dal libro di Necrodomo il Pazzo. Nel libro di Necrodomo il Pazzo, il libro della Divinazione Celeste, l'ultima parte della profezia che annunciava l'ultimo dominatore della fine dei tempi identificava l'araldo del caos, l'araldo della distruzione, nell'individuo che possedeva 6 tesori. Questi tesori che vi avevo anticipato nella scorsa puntata e che riepiloghiamo brevemente sono il marchio, l'armatura, il destriero, l'occhio, la spada e la corona. Insieme costituiscono il segnale che l'ultima guerra del mondo di Warhammer avrebbe effettivamente avuto inizio. C'è da dire un piccolo particolare: i tesori che il condottiero, che sarebbe diventato Archaon, si apprestava a conquistare erano ognuno il simbolo che contraddistingueva uno dei precedenti campioni dominatori della fine dei tempi. Non tutti i predecessori di Archaon avevano l'intera collezione di oggetti magici che distinguevano questo campione, ma ognuno di loro aveva soltanto uno di questi terribili oggetti, che già di per sé consentivano a coloro che guidavano l'esercito del caos di spargere il terrore nel mondo di Warhammer. Una volta quindi identificati i 6 oggetti che Archaon doveva conquistare, Archaon parte alla volta delle terre del caos per impegnarsi nella conquista del primo di questi tesori, ovvero sia il marchio del caos. Nelle fredde terre di Naggaroth, che ovviamente sono state occupate molto tempo dopo che il caos ha fatto la sua comparsa nel mondo di Warhammer, le prime popolazioni umane che si erano trovate sotto l'ombra degli dei del caos avevano eretto un altare. Nel corso dei secoli questo altare era stato consacrato con migliaia se non milioni di uccisioni rituali, tanto da prendere il nome anche nella cultura degli Elfi Oscuri come l'altare della Suprema Oscurità, il primo luogo dove un mortale ha barattato la sua anima in cambio del potere eterno. Il primo luogo di sacrificio agli dei del caos, se vogliamo dirlo in altri termini. In quel luogo, nelle fredde tundre del Naggaroth, Archaon si recò con una banda di guerrieri del caos che aveva acquisito nel suo percorso attraverso le desolazioni, fino a quando, sconfiggendo la guarnigione di Elfi Oscuri di guardia di questo altare, si inginocchiò e gli dei del caos consacrarono il loro campione donandogli il primo dei 6 tesori, ossia il marchio del caos indiviso sulla fronte del campione. Se vogliamo, in una scala di difficoltà, questo era il più semplice dei tesori da recuperare, in quanto chiaramente si trattava semplicemente di sconfiggere degli Elfi Oscuri. Quindi Archaon, con la sua nuova banda di guerrieri che aveva strappato al controllo dei capibanda precedenti, aveva la forza sufficiente per attaccare questo tempio che non era largamente difeso, uccidere gli Elfi Oscuri e conquistare il primo dei tesori. L'armatura si rivelerà estremamente più complessa. Guidato da una strana entità d'ombra, che è un nome che chi ha visto le puntate precedenti bene o male si ricorderà, che non viene identificato subito, ma chi ha seguito già poi facilmente identificare quale entità sia, Archaon viene guidato ad una nave di ferro nero. In quel luogo si batté contro delle creature demoniache che custodivano un'antica fortezza. In questa antica fortezza Archaon trova un'armatura, l'armatura di Morkar, ovvero sia il primo umano, dopo Belakor, a essere investito del ruolo di dominatore della fine dei tempi. Morkar è stato il primo essere umano, dopo Belakor, ad essere investito del ruolo di dominatore della fine dei tempi. Era un umberogeno, uno delle tribù di umani che si unirono poi sotto l'egida di Sigmar, che contribuirono a fondare l'impero. In quel luogo, Archaon trova l'armatura di questo grande condottiero del caos. Archaon trova questa armatura, sconfigge i demoni a guardia di questa armatura, fa per prenderla, ma l'armatura si anima animata dallo spirito di Morkar, che attacca l'intruso che cercava di soggiogare il suo potere. Archaon in un primo momento è respinto da questa entità semidemoniaca, fa per indietreggiare e praticamente
urla un grido di battaglia degli umberogeni. A questo punto l'armatura riconosce un altro del popolo di Sigmar, e questo breve momento di esitazione gli sarà fatale in quanto Archaon si getterà sull'armatura distruggendo lo spirito e quindi acquisendo il secondo dei suoi tesori. A questo punto già Archaon, potente già ogni misura col suo addestramento militare, ha quella che è una delle armature più impenetrabili del mondo di Warhammer. Non resta che prendergli un doveroso destriero. Archaon inizia l'avventura che lo porterà a diventare dominatore della fine dei tempi con due oggetti della sua vita passata. Uno la sua spada, Terminus, che lo identificava come cavaliere dell'impero. Il secondo è il suo fedele destriero, Oberon. Oberon, dopo che Archaon acquisì l'armatura, venne, per uno scherzo del destino o piuttosto per un'altra delle bieche macchinazioni di Beranor, venne ucciso da una tribù rivale. E quindi Archaon subì una delle sue prime vere grandi perdite della sua esistenza, ovvero il fido cavallo che lo accompagnava fin dalla prima giovinezza, fin da quando aveva preso gli speroni da cavaliere. Appena seppe che il terzo tesoro da prendere era un destriero, si recò nelle Desolazioni del Caos, dove, secondo la leggenda, il principe demone Agramon aveva il suo palazzo. Il principe demone Agramon è un personaggio particolare, devotissimo a Slaanesh, quindi elevato dai ranghi mortali fino alla demonicità. Si considerava un artista del dolore, un po' come tutti i demoni di Slaanesh, e aveva costruito il suo palazzo per farne un immenso serraglio, dove lui collezionava tutte le miriadi di creature umane e semiumane che abitavano la Desolazione del Caos. Il fiore all'occhiello della collezione di Agramon era il destriero demoniaco Dorgar. Dorgar è un mutaforma, è un'entità demoniaca di molto 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 antica e molto molto potente, in grado di assumere praticamente qualsiasi forma desiderasse, ed era schiava della volontà sicuramente più forte del principe demone. Archaon riuscì a intrufolarsi all'interno della fortezza demoniaca di Agramon, sconfisse i guardiani, liberò tutti gli animali, e nella confusione della fuga rocambolesca di tutti quanti questi animali riuscì a catturare e soggiogare Dorgar. Dorgar cambiò forma miliardi di volte, diventò un verme piuttosto che un drago, piuttosto che tutta una serie di creature, per cercare di sottrarsi alla stretta di Archaon. Ma la volontà del conduttore del caos era ferrea, e quindi Archaon riuscì a soggiogare questo destriero, a cui diede la forma e l'aspetto del suo primo cavallo. E quindi tornò a guidare in battaglia una creatura immortale, praticamente indistruttibile, che aveva le forme e le fattezze del suo amato Oberon. A questo punto mancava semplicemente l'occhio, la spada e la corona. Siamo a metà del percorso di Archaon. L'occhio di Shirian. Shirian, Kesula Shirian, era uno dei più antichi stregoni del caos che si sono votati a Tzinch. Una creatura contorta come tutti gli strumenti del Signore del Mutamento, di cui si erano perse le tracce. Non sappiamo come Archaon riuscì ad avere l'indicazione di dove si trovava l'occhio di Shirian. Tuttavia, riuscì, insieme alla flotta del contagio della quale aveva preso il comando, riuscì ad identificare un lago nei territori del caos dove dimorava il Wyrm Zanna di Fiamma. I Wyrm sono creature ancora più grandi degli dei del caos, delle enormi lucertole acquatiche, e uno in particolare, questo Zanna di Fiamma, era famoso, rinomato e temuto perché aveva addirittura tre teste, un evento eccezionale in quanto le mutazioni, i draghi del caos ne avevano due. Zanna di Fiamma ne aveva addirittura tre, quindi era particolarmente benedetto dai poteri del mutamento. Archaon dà l'assalto a questo terribile drago del caos con la flotta della peste della quale aveva assunto il comando e che viene usata come esca per attirare il drago fuori dalla sua tana, e praticamente, guidando un manipolo di coraggiosissimi fedelissimi, assalta il drago e viene inghiottito dallo stesso. Molti penseranno che l'avventura di Archaon finisca qui, in questo punto. Invece non è così. Archaon riesce a liberarsi all'interno del ventre del drago. Non solo riesce a trovare in mezzo ai cumuli di tesori maledetti che il drago aveva accumulato nel corso del tempo l'occhio che cercava, ma vi trova addirittura il mago che l'aveva creato. Trova Kesula Shirian, che da millenni ormai si era abituato, avendo il dono dell'immortalità, si era abituato e viveva relegato all'interno di questo enorme drago del caos.
riescono a liberarsi, aprendosi la via a colpi difendenti di spada nel ventre del drago, e praticamente uccidono la bestia dall'interno, fuggendo, sacrificando tutti i compagni di sventure di Arkon, e recuperano l'occhio di Sirian. L'occhio di Sirian è un oggetto estremamente particolare, estremamente complesso. Si diceva che dava il dono della preveggenza a colui il quale lo indossasse. Questo tuttavia non avviene subito nei confronti di Arkon, perché, come spiegherà Kesla Sirian stesso, l'occhio funziona soltanto unitamente all'ultimo dei sei tesori della profezia, ossia la corona del dominio. A questo punto mancano soltanto due dei tesori per completare l'epica ricerca di Arkon, prima di essere degno di acquisire la corona del dominio. L'ultima, prima della corona del dominio stessa, era la sterminatrice di re, la spada dei prescelti, la spada del secondo prescelto del caos, Vengel, che cadde in battaglia combattendo contro Gromnir Pugno d'Oro nella seconda grande invasione del caos. Si erano perse le tracce da ben due millenni, nessuno sapeva dove questa spada potesse essere finita. Si diceva addirittura che nella lama incantata di questa spada dimorasse l'essenza di un demone maggiore, e non di un demone maggiore qualunque, ma il demone maggiore Uzul, lo Spiccateschi, uno dei grandi demoni che combatterono sin dai primordi delle grandi guerre contro il caos. Fatto sta che Arkon si recò con la sua banda, che diventava sempre più potente, aveva aggiunto Kizula Sirian, Ogrox il Magnifico, un grandissimo campione del caos dalla forza sovrumana, ricordate questo nome perché sarà importante adesso nel proseguo della storia, e tanti altri personaggi devoti alle più svariate divinità del caos, si recarono nella Piana delle Chimere. La Piana delle Chimere è un po' quello che è il cimitero degli elefanti del mondo di Warhammer. I draghi, quando sentono avvicinarsi la fine della loro lunghissima vita, si recano nella Piana delle Chimere, dove riposano insieme ai loro antenati. In questa piana, Arkon a un certo punto si trova davanti a una montagna. Un'enorme montagna. Che però, dalle informazioni in suo possesso, non dovrebbe essere lì. Non dovrebbe esserci nessuna montagna nella piana delle Chimere. E Arkon e i suoi consiglieri sono attoniti nel cercare di capire che cosa fosse questa montagna. Questa montagna improvvisamente si scuote, come presa in un torpore. In quel momento Arkon e i suoi compagni capiscono che quella che l'hanno davanti non è una montagna, ma è Krakarnos il Nero, il sire, il signore e dominatore di tutti i dragonogri, precedente addirittura all'arrivo degli antichi sul mondo. Possiamo dire di essere davanti l'unico vero dominatore del mondo di Warhammer. Tra le grinfie di questa creatura, Arkon vede una spada. Arkon riconosce immediatamente dalle informazioni acquisite su quel libro che quella spada era la lama di Vengel, e a quel punto capisce che deve impossessarsene prima di poter conquistare l'ultimo tesoro. Ovviamente sollevare anche solo un'unghia di Krakarnos il Nero è un'impresa impossibile. Il Continuo del Caos ci prova, non ci riesce. A questo punto si fa avanti Ogrox il Magnifico, grande campione del caos, il quale aiuta il Condottiero del Caos e con la sua enorme forza riesce a sollevare l'unghia di Krakarnos, quel tanto che basta da permettere ad Arkon di estrarre la spada. Se non che il demone che era assopito all'interno della spada da millenni si desta e inizia a urlare per liberarsi dalla sua prigione d'acciaio. C'era il rischio che il grande dragonogre si svegliasse dal suo sonno e annientasse l'intera banda del caos. Arkon a questo punto capisce che solo il sangue reale poteva placare l'ira del demone e uccide Ogrox il Magnifico, trafiggendolo con la stessa spada che è stata appena estratta. In questo modo, attraverso il sacrificio del compagno di Arkon, Arkon riesce a tornare alla sua banda con l'ultimo dei tesori. Anzi, col penultimo dei tesori, perché adesso la strada era pronta per cimentarsi nell'acquisizione della corona del dominio. Passeranno altri secoli prima che Arkon riesca a completare la ricerca dell'ultimo tesoro. Lo impegnerà più di tutti gli altri, perché nessuno nel mondo di Warhammer conosceva il luogo dove la corona del dominio era custodita. Dico che passeranno secoli, anche se in realtà questo non avviene nei reami mortali. Nei reami mortali la storia di Arkon è di circa un centinaio d'anni prima del suo ritorno come dominatore della fine dei tempi. Questo perché nei reami del caos il tempo scorre in una maniera del tutto diversa.
quello che nel mondo reale sono giorni, nel regno del caos possono essere anni, decenni. E quindi Archaon, per tutta questa sua suo lungo peregrinare, ha accumulato un esercito praticamente immenso. Tutti i campioni del caos temevano e rispettavano il nome di Archaon e delle lame del caos, come era conosciuto l'esercito che adesso lui guidava, fino a quando nell'accampamento di Archaon si presentò una creatura tenebrosa. Belacor, l'unico essere del mondo di Warhammer a conoscere l'ubicazione della corona del dominio, in quanto per ben 5 volte prima di Archaon era stato lui a presentarsi davanti ai campioni e a indicargli il percorso per arrivare nell'ultimo luogo. L'ultimo luogo è paradossalmente vicinissimo alle terre di Sigmar e sulle montagne dei confini del mondo, dei reami dei nani, al confine con l'impero. In una di queste vette, inaccessibile per chiunque non conosca la via per entrarci, Belacor guida Archaon. In questo luogo, sul fianco di questa montagna, si trova il primo Tempio del Caos, il luogo dove Morkar, campione del Caos, si inginocchiò e ricevette la benedizione di tutti gli dei del Caos sotto forma della Corona del Dominio. Questo oggetto è stato l'unico che tutti i campioni del caos, da Archaon, Vengel, Cardum l'esaltato, Asavar Kull il prescelto, hanno indossato, che è il simbolo della piena potenza degli eserciti del caos dietro quel singolo individuo. Archaon entra all'interno di questo tempio e a turno le divinità del caos lo sottopongono a delle prove per accertarsi che Archaon sia effettivamente l'unico mortale dietro il quale loro possono unirsi. Nargon lo tormenta con le sue malattie, con le sue pestilenze, gli fa corrodere l'armatura, gli fa vedere il suo corpo decomporsi, ma la volontà di Archaon è ferrea e supera questa prova, uccidendo i demoni di Nargon che lo stavano tormentando. Sinch solletica l'ubris del campione del caos, lo fa vedere alla testa degli eserciti conquistatori, lui e soltanto lui, indipendente dagli dei del caos, come unico vero signore del mondo di Warhammer. Archaon capisce, non cede alla tentazione di Tzinch e, memore della sua vendetta nei confronti di tutto l'impero di Sigmar, non si vede come il condottiero di un singolo dio, ma come il condottiero che porrà fine al mondo di Warhammer. Slaanesh si presenta, una delle rarissime volte in cui Slaanesh assume una forma fisica e si presenta dinanzi al campione. Slaanesh, nella sua forma più pura, nella sua essenza, poggia una mano sull'armatura del caos di Archaon e Archaon piange al tocco del dio del piacere. Slaanesh gli promette tutto, la vittoria più totale, gli eccessi più perversi, tutto quello che la sua mente avrebbe potuto desiderare. Ma Archaon nuovamente rifiuta. Archaon si alza in piedi e lascia la stanza dove Slaanesh gli aveva offerto praticamente la gloria eterna, perché sa che lui ha uno scopo più grande. Da ultimo, Archaon arriva al Ponte dei Teschi, che è l'ultimo pezzo di questo grande Tempio del Caos, dove su un piedistallo fluttuava la Corona del Dominio. Archaon avanza su questo ponte fino a quando si presenta l'ultima sfida, un divoratore di anime di Khorne, la quintessenza del guerriero supremo, che si lancia contro il campione del caos cercando di ucciderlo. L'ultima prova, la prova che il più grande degli dei del caos ha posto davanti al prescelto. A questo punto Archaon inizia un serrato combattimento contro questo demone, fino a quando, stremato, libera il potere di Uzul, che dona forza al suo corpo martoriato e gli dà la possibilità, essendo Uzul un essere molto più antico di un semplice divoratore di anime, di sopraffare l'incarnazione stessa della guerra. In quel momento Archaon, devastato, poggia le mani sulla corona, che acquisisce una forma fisica, una forma tangibile. In quel momento è possibile toccare la corona. In quel momento Belacor fa l'ultima mossa possibile, cerca di attaccare egli stesso Archaon, la sua pedina, per prendergli la corona e tenerla per sé, diventare egli stesso, aveva lì tutti i tesori, aveva lì, soltanto un mortale si frapponeva fra lui e la sua meritata vendetta, se non che Archaon nuovamente sconfigge il suo creatore e forge il proprio destino, perché se Archaon era stato la pedina che Belacor aveva utilizzato per rivalersi contro gli dei del caos, Belacor non aveva tenuto conto che anche Archaon voleva a sua volta vendicarsi degli dei del caos. Archaon non è mai stato il prescelto di un solo dio di tutti e quattro. Archaon ha sempre giocato per se stesso, voleva porre fine al mondo di Warhammer, quindi privare gli dei del caos del loro unico giocattolo.
Belacor è costretto a compiere l'incoronazione. Gli eserciti uniti di tutto il caos si inchinano dinanzi a Archaon. E Archaon, con in testa la corona del dominio, dove finalmente l'occhio di Shirian poteva sprigionare tutti i suoi immensi poteri, ha una visione dell'impero in fiamme, del mondo di Warhammer in fiamme, in rovina, e di soltanto lui seduto su un cumulo di cadaveri. In quel momento una cometa a due code squarcia il cielo, e in quel momento, prima di guidare la più grande invasione che il mondo di Warhammer abbia mai conosciuto, Archaon ha un brivido di paura, perché l'ultima volta che una cometa a due code era apparsa nel mondo aveva preannunciato la nascita di Sigmar, il dio che lui aveva giurato di distruggere. A questo punto tutti gli eventi sono al loro culmine. L'impero marcio fino al midollo, preda di corruzione, è pronto ad essere preso, e la più grande orda del caos che non si vedeva sin dai tempi di Sigmar si prepara a calare da nord. Finalmente l'ultima guerra, come nella profezia di Necrodomo, ha avuto inizio. Ma questo ve lo racconterò nella prossima ed ultima puntata di questa quadrilogia dedicata ad Archaon e Verchosen. Come al solito, se avete dubbi, perplessità, domande, se volete sapere nel dettaglio la storia degli oggetti piuttosto che dei campioni del caos che li hanno posseduti, scrivetecelo qui sotto nei commenti, e non dimenticate di mettere mi piace alla pagina Facebook, mi piace al video su YouTube, se vi va anche di condividerlo con i vostri amici. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!